Buonasera e benvenuti ad Aperitivo con lo Sportivo. Per la puntata di oggi, se guardate alle mie spalle, diciamo che potete intuire di che sport vi parleremo. E abbiamo deciso di venire qui perché abbiamo riportato lo sportivo, diciamo, un pochino a casa sua. Lo abbiamo riportato lì dove è nato e dove ha esordito. Andiamo adesso a vedere chi ho invitato questa sera. Andiamo! Difensore esterno dalle grandi doti fisiche, si è sempre fatto apprezzare nella fase di spinta e per la quantità di gioco prodotto. L'Inter è la squadra che lo ha cresciuto e con la quale ha esordito in Serie A l'8 novembre del 92 ed è anche la squadra con la quale ha vinto la Coppa UEFA. Nel 2000 rientra in Italia e veste la maglia della Pistoiese. Nel 2001 grande ritorno al Piacenza e alla Serie A. Nel gennaio 2003 viene ingaggiato dall'Atalanta, dove segna uno dei pochi gol della stagione nerazzurra. Successivamente sceglie di scendere di categoria vestendo per 5 stagioni la casacca della Propatria, casacca con la quale ha deciso di chiudere la sua carriera. Il 9 giugno 2008, infatti, all'età di 37 anni, annuncia il ritiro del calcio giocato e dice che si vuole dedicare all'allenamento. È con noi Paolo Tramezzani. Ciao Paolo. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, ma dove siamo? Siamo al centro sportivo dei Devils, dove ho appena aperto una scuola calcio con Benny Carbone. E siamo proprio nel cerchio di centrocampo, sopra al dischetto. Quindi siamo proprio nel centro del mio centro sportivo. Qual è il primo consiglio che dai a un bimbo che vuole diventare un campioncino? Ma non è un consiglio calcistico, usare questo veicolo, diciamo, che è il calcio, per trasmettere dei valori e insegnare qualcosa che vada anche al di là del campo da gioco. Certo. Senti, e c'è qualche bimbo che ti dice: ah, io ho visto un tuo gol, mi sei piaciuto, oppure guarda che quella volta hai sbagliato pure tu, mi sono documentato su internet? Sì, no, ma sono più le critiche che mi vengono rivolte dai miei bambini che i complimenti. E adesso veniamo a te oggi in TV, perché ci sei sempre, è molto bello vederti, ti dirò. Senti, tu adesso sei un opinionista, ma quello che mi chiedo è, tu hai deciso di intraprendere anche questa carriera un pochino televisiva perché forse c'è qualche critico, qualche commentatore che ti appunta un pochino troppo? No, anzi, guarda, sono sincero, finché giocavo non ho mai preso in considerazione un futuro televisivo. Poi ho avuto la fortuna di essere chiamato da Sky e anche dalla Rai. Adesso è una cosa che mi piace molto, è molto impegnativa, mi toglie tanto tempo, però mi gratifica al tempo stesso. E adesso invece andiamo un pochino più a parlare della tua vita. Io so che tu hai iniziato da giovanissimo a giocare a calcio e poi sei diventato un grande, ce l'hai fatta, sei uno dei ragazzi che ce l'hanno fatta, però io voglio far capire ai ragazzi che si avviano verso la carriera di sportivi e di calciatori che forse non è tutto così facile, ci sono anche dei sacrifici, o mi sbaglio? Ma i sacrifici sono tanti, anche se a una certa età, quando sei giovane, giocare a pallone è ancora un divertimento. I bambini che arrivano a giocare e fare professionisti sono pochissimi davanti a migliaia di bambini che ogni anno si iscrivono a società giovanili dilettantistiche, però poter fare sport all'aria aperta, uno sport di gruppo, ti insegna tante regole, la disciplina, il rispetto, e credo che queste sono le cose più importanti. Questi sono i messaggi che dobbiamo dare ai bambini e alle loro famiglie. Forse darli prima ai genitori, in modo tale che anche loro a casa possano trasmettere gli stessi insegnamenti che ricevono al campo. Sì, perché non c'è un allenatore dei genitori e per cui magari un mister che dà qualche dritta su come fare anche a casa, da fuori forse è più facile dare un consiglio. Sì, proprio perché comunque tu hai a che fare con dei bambini che non sono i tuoi figli, davanti a un lavoro di 2 o 3 volte a settimana, di un paio d'ore, è chiaro che non ti puoi sostituire la famiglia, non è questo nelle mie intenzioni, non l'è mai stato, però aiutare anche magari i bambini nel rapporto che hanno con i loro genitori, credo che sia una cosa importante, magari non facile, non semplice, però io ci credo. Dalle tue parole si evince che la tua famiglia ha fatto un buon lavoro, nel senso non ti ha sovraccaricato, non ha avuto troppe aspettative, ti ha lasciato un pochino fare, o mi sbaglio? Sì, no, guarda, la mia famiglia mi ha sempre messo davanti alla realtà dei fatti, la scuola era la cosa più importante, lo studio, e quindi il pallone per loro era una cosa in più. Ma quando è stato il momento che hai capito che poteva essere veramente la tua strada quella, il momento che hai detto: ma forse ce la faccio, mi posso concentrare e crederci? Ma io ho fatto tutte le giovanili nell'Inter dai 9 anni ai 17, poi l'Inter mi ha mandato in prestito a fare le ossa, a fare la gavetta. Dopo queste 3 stagioni l'Inter ha deciso di riprendermi e di tenermi in prima squadra per 3 anni. Ecco, forse lì ho iniziato a capire
che ero sulla strada giusta. Una parte molto riflessiva, introspettiva, quella che stiamo scoprendo stasera di Paolo Tramezzani, è un piacere, è una sorpresa, ti dirò. Senti, visto che abbiamo parlato un pochino di critiche non costruttive, cioè servono quelle costruttive, ma ce ne sono purtroppo di non costruttive, ce n'è stata una che ti ha offeso particolarmente, una che proprio non ti è andata giù? Sì, ne ho ricevute di critiche, sì. Ma quelle che mi hanno fatto più male, cioè le critiche dei tifosi avversari ci stanno e magari in qualche modo poi possono essere anche un'arma in più, no? Mi hanno fatto male magari alcune critiche che mi sono state rivolte dai tifosi della mia squadra, quelle forse sono quelle che accetti di meno, quelle che ti fanno arrabbiare un pochettino di più. Ce ne sono alcune che mi ricordo benissimo, però preferisco evitare, non entrare nei dettagli. Ok, già ho già intuito che la mia domanda finale sul sassolino della scarpa sarà dura. Non era questo il sassolino? No, il sassolino dobbiamo andare ancora più giù. Io ti faccio un'altra domanda carina, così intanto guarda, pensi e ti prepari. Ho una sorpresa per te alla fine. Tu pensi di uscire dal mio centro sportivo a piedi, invece dopo vedrai. Allora, guarda, sono curiosissima, per cui vediamo un pochino. Siamo sulle critiche, invece dimmi qual è la tua forza, qual è stato il complimento che è stato la tua forza, la frase vincente di un tuo compagno, quella di un tifoso che ti ha dato la forza e la frase a cui pensavi prima di entrare in campo e dicevi sì, dai, questa mi dà la carica. Mio padre che mi ha seguito sempre anche da lontano, mi è sempre stato vicino senza mai essere anche presente, ecco. Senti, il sassolino è arrivato oppure devo chiederti di vedere la sorpresa? No, niente sassolino, la prossima puntata. Tanto torniamo. Ci devo pensare, perché al momento forse sono troppo buono, o forse perché sono talmente tante le persone alle quali vorrei dire qualcosa, però in questo momento sono sincero, non riuscirei a dire niente a nessuno.